Dunque, fate silenzio, aprite bene le orecchie e state tutti pronti. Opera in arrivo. Non ci posso credere, sei sicuro! Come l'hai contattata? Vai, batti! Io ho telefonato a me, chiaro? Era qui in città per intervistare Jeff. Dopodomani sarà fra tutti. Stringerai la mano, Davvero, Opera porterà il culo qui. Fatti. Che Jeff non fa più questo tipo di cose. Che cazzo? Fanculo. Non vuole. Andiamo. Basta con le interviste e basta con... Jeffrey. Le apparizioni in pubblico. Jeffrey, non vuole farle. Parla con me. È troppo per lui. Jeffrey. Devi capire che non certo gli fa bene. Oprah Winfrey è la persona più famosa al mondo. Lui non vuole tutto questo. Fatti, Jeff non vuole che la gente lo guardi, che gli faccia delle domande. Jeffrey, devi dirmelo tu. Lo stress è troppo. In un modo o nell'altro tutti cercano di sfruttarlo. Fai parlare lei o me lo dici da solo? Patti. Voglio sentirlo da te. Dovresti io ancora riuscire a parlarmi, non sei se solo pronto. Mi ascoltassi. No, tu non parli per mio figlio. Perché non me l'hai detto prima? Cosa? Perché non me l'hai detto prima? Che cosa dici? Volevo fargli una sorpresa. A me sembrava un avvenimento. È chiaro. È Oprah Winfrey. Mi dispiace, mamma. Che fine avrei fatto senza Oprah? Con lei ho superato periodi bui. Non so che cosa avrei fatto altrimenti. Forse mi sarei impiccata in bagno senza Oprah. Sinceramente. Io dico che se Oprah è la tua ancora di salvezza, hai problemi grossi, Patti, sinceramente. Ma Bob. Vorrei solo che il pubblico vedesse quanto è speciale mio figlio tutto qui. Che c'è di male in questo?